Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Ho sempre avuto una paura tremenda di essere completamente sommerso dall'acqua. Non che non sappia nuotare o altro. Mio padre me l'ha insegnato. Mi ha detto che sono quasi annegato quando ero molto piccolo. Ho questa paura perché, per quello che mi ricordo, ogni qualvolta sono sott'acqua e guardo in superficie, vedo una donna cercare di raggiungermi. Ha un sorriso caldo, capelli dorati che fluttuano ed occhi blu scuro. Anche se sono semplicemente nella vasca da bagno. È sempre successo, era praticamente normale per me, ma non mi ci sono mai abituato. Era snervante, ma anche calmante allo stesso tempo. Quella donna mi faceva sempre sentire come se fosse tutto a posto. La evitavo comunque però, perché ero solo un bambino ed era una cosa dannatamente inquietante. Non l'ho mai detto a mio padre quando ero piccolo. Ma gli chiedevo spesso di mia madre. Non voleva mai parlare di lei. Alle volte addirittura si arrabbiava per la mia troppa insistenza. Soltanto di recente gli ho descritto questa apparizione. È quasi andato a sbattere contro un palo. Era praticamente ovvio che sapesse qualcosa. Gli ho di nuovo chiesto di mia madre. Ancora non voleva dirmi molto, eccetto il fatto che è morta quando ero molto piccolo e che mi amava molto. Ha anche ammesso che aveva il mio stesso colore di occhi e capelli. Quindi ho fatto delle ricerche per conto mio, cercando il suo nome nel mio certificato di nascita e provando a trovare tutti i riferimenti possibili. Qualche articolo di giornale sul ragazzino quasi annegato, qualsiasi cosa. Più di tutto volevo una foto, qualcosa che potesse ricondurmi al mio angelo custode. Oggi, sepolta nella libreria, l'ho trovata. Winchester. Mary White, 28 anni, annegata a morte ieri sera dopo aver scalato un recinto ed essersi data alla fuga verso un serbatoio nelle vicinanze. Il funerale è previsto per il 25. Mary è stata istituzionalizzata solo 6 mesi fa, dopo essere stata dichiarata non colpevole in un processo per tentato omicidio per motivi di infermità mentale. Suo marito, Daniel White, ha agito abbastanza in fretta da salvare il loro bambino nato da poco, quando è stata trovata a cercare di annegarlo nella vasca da bagno.